che alla fine vi dico che cos'è, ma tanto qualcuno di voi lo sa. I partiti non fanno più politica, sono soprattutto macchine di potere e di clientela. Idee, ideali, programmi, pochi o vari. Sentimenti, passione civile, zero. Gestiscono interessi, senza alcun rapporto con il bene comune. Non sono più organizzatori del popolo, ma federazioni di correnti, di cavaline, ciascuna con i propri boss e sottoboss. I partiti hanno occupato lo Stato e tutte le sue istituzioni, a partire dal governo. Hanno occupato gli enti locali, gli enti di previdenza, le banche, le aziende pubbliche, gli istituti culturali, gli ospedali, le università, la Rai TV, alcuni grandi giornali. Il risultato è drammatico, perché tutte le operazioni che le diverse istituzioni e i loro attuali dirigenti sono chiamati a compiere vengono viste prevalentemente in funzione dell'interesse del partito, della corrente o del clan a cui si deve attaccare. Un credito bancario viene concesso se è utile a questo fine, se procura vantaggi e rapporti di clientela. Un'autorizzazione amministrativa viene data, un appalto viene comprato, una cattedra viene assegnata, un'attrezzatura di laboratorio viene finanziata, se i beneficiari fanno atto di fedeltà al partito che procura quei vantaggi, anche quando si tratta soltanto di riconoscimenti dovuti. Molti italiani secondo me si accorgono benissimo del mercimonio che si fa dello Stato, delle sopraffazioni, del favoritismo, delle discriminazioni, ma gran parte di loro è sotto ricatto, hanno ricevuto vantaggi oppure sperano di riceverne. La questione morale nell'Italia di oggi non si esaurisce nel fatto che essendoci dei ladri, dei concussori, dei corrotti, nelle alte sfere della politica e dell'amministrazione bisogna scovarli, denunciarli e metterli in galera. La questione morale nell'Italia di oggi fa tutt'uno con l'occupazione dello Stato da parte dei partiti e delle loro correnti, fa tutt'uno con la guerra per bande, fa tutt'uno con la concezione della politica e con i metodi di governo di costoro che vanno semplicemente abbandonati e superati. Quando si chiedono sacrifici al Paese e si comincia col chiedere ai lavoratori...